Buongiorno a tutti, io sono Michele Nicoletti e sono un ex studente dell'Università di Padova. Mi sono laureato lo scorso settembre e nonostante tutto ho vissuto i percorsi da studente liceale, li ho vissuti da studente di medicina e anche nel mondo del post laurea, ma rimango ancorato in questo bellissimo servizio. Quindi, di cosa parleremo con me quest'oggi? Parliamo del distretto testa-collo e parliamo del cranio e dei muscoli, come vi dicevo. Cercherò di darvi dei rudimenti, ma non tanto centrati sulla pura anatomia in sé, quanto sul fatto di darvi dei risvolti che questa possa avere un significato moderno in funzione di quello che è il test ammissione e i contenuti che possono essere richiesti. L'ambito dell'anatomia, della fisiologia, diciamo della cultura medica, è un ambito che onestamente negli ultimi anni risulta avere sempre meno significato per quel che riguarda la preparazione al test, in quanto vediamo che il trend degli ultimi anni è che le domande che sono state poste negli scorsi test erano molto, molto, molto semplici nell'ambito dell'anatomia. Questo, secondo la mia personale opinione, è un problema, in quanto un test complesso in qualche modo vi aiuta, in quanto stratifica la platea dei concorrenti e di conseguenza, se avete investito in termini di tempo, di fatica nello studio, sicuramente vi dà una premialità. E alla fine la ragione per cui questa lezione di anatomia continua ad esistere, l'intento è proprio quello di cercare di trasmettervi qualcosa di più rispetto a quello che potrebbe fare uno studente mediamente. Sia mai che escano delle domande difficili, sia mai che trattando i principali argomenti vi diamo quell'infarinatura che può tornare buona. Mi sento di fare un'ulteriore nota rispetto a quello che si dice in giro, quello che sentite, avrete sicuramente letto ovunque, ed è legato al fatto che statisticamente, se uno studente riesce, un candidato riesce a eliminare un paio di risposte tra quelle proposte nella domanda, risulta avere una significatività statistica il fatto di dire proviamo e per la legge di grandi numeri qualcosa imbrocchiamo. Vi ho messo questa immagine un po' particolare, no? Per dirvi occhio che per un punto Martin perse la capa. Frase che per quel che riguarda il test per me è molto pregnante, visto che al mio primo test ammissione rimasi fuori per un punto e mezzo e le penalità pagano, pagano tantissimo. E proprio in questo settore, qualora dovessero uscire delle domande difficili, o sapete rispondere o non sapete rispondere. Cercate di discriminare, di fare molta attenzione tra quei contenuti dove con un po' di logica ci si arriva e quelle invece in cui risulta essere più pericoloso tentare la sorte che altro. Detto questo, incominciamo e ci occuperemo come dicevano, del settore della testa. Questo è il nostro cranio, una rappresentazione. Vedrete che nelle lezioni di anatomia ci appoggeremo molto spesso ai disegni del Netter, fu un medico del secolo scorso, inizio del Novecento, che aveva una grandissima capacità pittorica e ha prodotto dei disegni ad altissima fedeltà molto buoni. Vedete, nell'ambito dell'anatomia, gli organi, le strutture generalmente vengono studiati nelle loro varie proiezioni, quindi una vista frontale, laterale, superiore, inferiore, si va a studiare i rapporti che queste singole strutture hanno l'una con l'altra, le interazioni. Noi tutte queste cose non le faremo nell'ambito di questa lezione, in quanto l'anatomia della testa, del testa del collo, è estremamente complessa e risulta essere priva di senso investire
comprendere, nello studiare queste nozioni per voi, visto che la probabilità che vi possono essere chieste minuzie in questo settore è bassa. Per cui un consiglio di base: investite del tempo in queste discipline laddove vi sentiate relativamente tranquilli nella preparazione delle altre componenti del test, che vanno a giocare di sicuro delle fette maggiori in termini di domande su quelle fette di sapere. Per cui il modo in cui affronteremo queste lezioni è quello di andare a vedere degli aspetti che siano pregnanti con cose moderne della vita quotidiana. Le domande di anatomia che dovessero mai uscire non saranno mai domande complessissime, saranno cose su argomenti che sono estremamente appunto quotidiani. Quindi, tornando al discorso, vedete la rappresentazione del cranio: il cranio non è un monopezzo, ma è composto da varie ossa che si articolano tra di loro. La cosa che magari potete cercare di ricordarvi è che le articolazioni del cranio si chiamano suture, sono un'articolazione particolare in quanto è un'articolazione che dà 0 gradi di movimento, in quanto la principale funzione del cranio è quella di andare a proteggere e a costruire questo elmetto che circonda il sistema nervoso centrale. In realtà già qui stiamo facendo una prima imperizia, ed è la ragione per cui in anatomia si distingue il cranio in due parti: una porzione anteriore che chiamiamo splancnocranio e una porzione posteriore che chiamiamo neurocranio. Se è intuitivo che il neurocranio andrà a contenere l'encefalo, lo splancnocranio è quella porzione di cranio che va a costruire la base all'interno di cui stanno gli occhi, il naso, la bocca, e quindi è la struttura in cui troviamo altri organi all'interno del cranio, e il cranio fa una funzione di supporto, ma non una funzione di protezione. E vedremo poi tra qualche slide cosa intendo meglio con questo. Questa proiezione laterale, vediamo la silhouette del cranio, vedete la classica forma a testa e la fossa temporale, che è la porzione da cui laterale, no, della tempia, ciglio come distretto, da cui trarrà inserzione il muscolo temporale. Vedete in basso la mandibola, che è l'unico osso di questo distretto che è mobile. È l'unico osso che ha capacità di muoversi, tutti gli altri, abbiamo detto, sono legati dalle suture e formano un aggregato unico. Ricordatevi che la mandibola è la parte inferiore, l'arcata inferiore dei denti, per così semplificare il tutto, mentre la mascella è la porzione superiore o osso mascellare. Vediamo quindi la norma superiore del cranio, vedete il cranio sezionato e vedete le impronte che le strutture venose arteriose lasciano come orma all'interno della superficie ossea, e apprezzate le suture delle ossa temporali frontali o occipitali. Altra immagine, andando sempre estremamente veloci, vedete. Se vogliamo la porzione interna del cranio, e vedete che lo spazio delimitato della volta è unico, mentre la base cranica all'interno di cui poggia l'encefalo si dice che è composta da 3 fosse craniche, una anteriore, una media e una posteriore. Tralascerei ogni ulteriore dettaglio dei rapporti di queste. Di questo distretto. L'unica cosa che vi focalizzo è che nella fossa cranica media si trova quella che si chiama sella turcica, e il distretto in cui si trova l'incisa
l'ipofisi, che è una ghiandola che sicuramente avrete incontrato nel vostro studio per il test missione, in quanto è un po' la prima ghiandola nella gerarchia endocrinologica. In questa immagine vediamo una sezione sagittale del cranio su un piano mediano e vedete la struttura in giallo evidenziata della sella turcica, questo distretto in cui si trova appunto la ghiandola. Tenete presente che, visto in disegno, sembra qualcosa, una sua immagine abbastanza grande. In realtà è un cicinì veramente molto piccolo. Un po' un classico dell'errore che si fa allo studente di medicina è che quando studia vede male delle immagini, delle rappresentazioni e sovradimensiona le varie strutture. In realtà è un qualcosa di molto piccolo, anche se è estremamente fondamentale per la fisiologia e il corretto funzionamento del corpo umano. Il signore che vedete sulla sinistra è il signor Lefort, con questo baffo arricciato da altri tempi, ed è un po' colui che ha introdotto lo studio della traumatologia del cranio. Infatti la classificazione dei traumi cranici porta il suo nome. La leggenda narra che per studiare l'effetto della dinamica sul cranio, questo signore scagliasse delle teste da delle torri molto alte e andasse poi a vedere come le ossa si andassero a fratturare, identificando delle fratture tipiche. Qual è la cosa importante, il messaggio che volevo darvi? È che se osservate questa ricostruzione 3D di un paziente con un bel fracasso cranico, osservate come lo splancno cranio si è frammentato, fratturato, ma in ogni caso ha consentito di andare a scaricare l'energia del trauma, andando a proteggere le strutture più nobili del sistema nervoso centrale. E quindi è una porzione che è facile, facilmente traumatizzabile, in cui si possono formare delle fratture. Ma tutto sommato il suo scopo, oltre a quello di consentire non so, la cavità in cui stanno i bulbi oculari, ha anche una funzione di scarico dell'energia per le strutture più importanti. Altro accenno funzionale dell'anatomia è qualcosa che va molto di moda in questo tempo, in quest'era di Covid, ed è il tampone nasofaringeo. Il distretto del naso è un distretto che mediamente molti non conoscono nel dettaglio, e la riprova è che in molte grafiche ufficiali che sono uscite, in cui si spiegava come doveva essere fatto il tampone nasofaringeo, si vede l'immagine in alto a sinistra, in cui il tampone viene inserito e fatto camminare verso l'alto. L'esperienza quotidiana dello scaccolamento ci insegna che andando verso l'alto a un certo punto ci fermiamo, invece il vero tampone va fatto andando all'indietro e passando dal naso, andando alla rinofaringe, che è la porzione superiore del faringe che giace, diciamo, lì dietro, rispetto al naso. Come il tampone arriva a rinofaringe, passa parallelo al pavimento osseo determinato dall'osso palatino e sopra trova il turbinato inferiore, e in questo spazio il tampone riesce a passare. La regione dei turbinati è la regione che tende ad avere delle mucose estremamente congesti, irritate, infiammate in taluni soggetti e che hanno difficoltà a respirare. E le goccette, diciamo, decongestionanti che utilizziamo quando abbiamo i forti raffreddori, vanno ad agire proprio in questo distretto. Adesso due parole sull'anatomia dei muscoli, di questo distretto. I muscoli della testa e del collo sono tanti, e quelli della testa si dividono fondamentalmente in due categorie. La prima è quella di muscoli mimici o pellicciai, e sono
tutti quei muscoli ci consentono di produrre quelle infinità di sfumature, di espressioni che il nostro volto produce in maniera involontaria nella vita quotidiana. E questi muscoli sono molti, sono molto piccoli e appunto danno questa mimica. L'altro settore dei muscoli invece sono dei muscoli che hanno un significato funzionale e li troviamo molto importanti nel distretto della bocca, nel distretto dell'occhio, che ci consentono a livello oculare di muovere gli occhi e direzionare lo sguardo nei diversi settori, nella bocca di poter masticare e muovere la bocca. Nel caso della bocca, un muscolo particolare che forse può avere un perché ricordarsi è il muscolo massetere, che è il muscolo più forte del corpo umano. Noi abbiamo una strana immagine, no, della muscolatura, uno potrebbe pensare che sia un qualche bicipite, un quadricipite, i muscoli più gonfi, più forzuti. Invece, secondo il Guinness World Record, un signore è riuscito a produrre una forza pari a 440 kg, mantenuta per un paio di secondi, grazie solo a questo muscolo. Questo perché, come facciamo un po' a ricordarcelo, l'emblema, no? Forse il morso più famoso della storia, quello che diede il buon Mike Tyson all'epoca. Ricordatevi che la forza che riusciamo a erogare è pazzesca ed è la ragione per cui possiamo arrivare a strappare strutture e fare molti danni con un morso, un po' come se fossimo delle bestie ancestrali con cui condividiamo questa realtà anatomica. Ok, ultimo accenno che desidero farvi: anatomia del collo. Anche questa è una struttura complessa. Vedete, il collo presenta una struttura ossea che dà un po' un marker spaziale, che è l'ossoioide, che è quella struttura bianca che vedete nell'immagine di sinistra e che fornisce la base per l'inserzione di tantissimi muscoli che determinano piani più o meno profondi del collo e che ci consentono la mobilità di questo distretto. Un muscolo che vale la pena di ricordare è il muscolo sternocleidomastoideo. Il nome stesso ci dice dove trae inserzioni ed è il più superficiale ed è quello un po' più grosso, più importante a livello di funzioni. Ultima immagine di anatomia funzionale volevo ragionare sulla tracheotomia, tecnica che ci consente di andare a superare un'ostruzione delle vie aeree, come vedete nell'immagine di destra, passando per il collo, ovvero incanalando direttamente le vie aeree della trachea e bypassando questa regione in cui potremmo avere dell'ostruzione del corpo estraneo. Questo è un qualcosa che si fa nei contesti delle emergenze e, altro termine simile, la tracheostomia, che invece praticamente concettualmente la stessa identica operazione, solo che non è pensata per essere temporanea, ma è pensata per essere qualcosa di definitivo. Ricordatevi, tomia, taglio, stomia è un abboccamento della mucosa, della trachea alla cute della pelle del collo. Questa tecnica è abbastanza comune, insomma, è una cosa abbastanza famosa, per cui questo distretto ha senso avere giusto due nozioni, ricordarsi dove giacciono gli organi, ricordarsi se c'è la cartilagine tiroide, avremo la tiroide come organo lì molto vicina, per cui la difficoltà
del gesto chirurgico è più quello di non toccare con la lama la tiroide, altrimenti abbiamo rischi di sanguinamenti importanti, e invece entrare in trachea, che ha la famosa struttura, no, ad anelli cartilaginei su cui possiamo abboccare e inserire la capsula. Io con questo vi ringrazio e questa prima parte della lezione è conclusa.